Sono Vincenzo Bellia, sono psichiatra, psicoterapeuta, gruppo analista, ma soprattutto in questo contesto danza terapeuta e analista del movimento. Infatti, all'interno del corso sulla gestione multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare, in particolare nel modulo dedicato alla cura e alla riabilitazione, vi intratterrò sul tema del ruolo della danza movimento terapia nei disturbi del comportamento alimentare. Perché danza terapia nei DCA? Perché ci sono alcuni nodi della psicopatologia, dei disturbi dell'alimentazione, della nutrizione, in rapporto ai quali la danza terapia può svolgere una funzione per certi aspetti privilegiata. Quali sono questi nodi? Beh, innanzitutto il disturbo della relazione, il disturbo dell'immagine corporea, il disturbo, i disturbi del controllo degli impulsi. La danza terapia in realtà punta sulla comunicazione non verbale, sul processo creativo e sul gioco relazionale. Per dirla con le parole della prima danza terapeuta Marion Chase, è il gioco di un corpo tra altri corpi. Qual è l'importanza, poi più in generale, di questo corso? Quello di offrire a un problema complesso un approccio complesso, multimodale, multidisciplinare, dalla pluralità delle finestre. E in particolare in questo contesto, poche ore dedicate a esperienze pratiche di danza terapia e a un recupero teorico possono essere utili per ricollocare nella relazione curante, nella dimensione del corpo vissuto e, perché no, per saperne un po' di più tutti di danza terapia come preziosa risorsa nel contesto di programmi di trattamento multimodale. E allora, a presto.